Leggo questo post perché veramente era capricciante Scrive Questo è il trono adatto a te Ovviamente c'era l'immagine del cesso Sporco di piscio E pieno di merda Ti auguro per la vita tutto quello che potrai Trovarci dentro Una bugiarda arrivista Pericolosa, irriconoscente E anaffettiva Troppo facile, troppo per tutti E purtroppo per lei Rovinata Per fortuna per me Deceduta, finalmente Giovanni ruota <ride> buonasera ragazzoni, buonasera a tutti voi. Benvenuti in questo TG Crime pieno di ritrovamenti misteriosi e senza un nome, ahimè, e poi ha fatto emergere 5 carri armati tedeschi della seconda guerra mondiale. So che sono emersi tantissimi corpi umani morti. Ma ovviamente non sono tutte vittime di omicidio: ci sono delle vittime di incidenti, ci sono addirittura delle macchine che sono riemerse dalle acque, ci sono tanti suicidi e, e poi c'è questo corpo decapitato e con le mani mozzate dentro un borsone. Che non si capisce ancora nemmeno chi sia. E tornano le feels di Paline di Borno quando trovarono i resti della povera Carol, quando ancora non si sapeva chi fosse e si cercava di riconoscerla attraverso appunto i tatuaggi, modalità con la quale. L'hanno riconosciuta e identificata, quindi anche qui procederanno in questo modo. Ovviamente ci sono state delle ipotesi, cioè devono ovviamente confrontare il DNA con alcune persone scomparse nei dintorni. Ci sono delle ipotesi, ma poi vedremo adesso insieme come ehm, insomma come. Perché non si tratta di queste persone, come ancora non si sappia chi sia. Comunque, cosa succede? Che lunedì, quindi stiamo parlando di tre giorni fa, lunedì 4 aprile 2022, per chi dovesse vedere il video nel futuro, ciao persone del futuro, a Occhiobello, all'altezza di Occhiobello, diciamo provincia di Rovigo, un tecnico che si occupa del controllo delle rive del Po. Che controlla soprattutto eh, le questioni di navigabilità, perché poi a certi livelli si abbassano, le barche hanno problemi e questi vanno ovviamente a controllare. Lui era sul suo motoscafo e nota che sulla riva del fiume c'è un borsone da palestra, tra l'altro incastrato tra i sassi in posizione verticale. Quindi questo qui, lui dice che era un borsone grande. 60 per 40, lui fa questa stima, ora io, cioè dentro c'è un cadavere. 60 per 40, Adesso, lui avrà tirato a spanella, ma 60 per 40 mi sembra un po' piccolino per contenere un cadavere, forse è più grande, vabbè, comunque, al di là di ciò, <ride> se io lo sapete che poi mi fisso con i dettagli e divento scema. È piuttosto piccolo, infatti, Sabchi Blader, cioè 60x40, adesso comunque arriviamo ai dettagli e poi capiremo. Uh, no, non era un trolley, ragazzi, era un borsone da palestra, cioè proprio di quelli con i maniconi che te lo metti in spalla, così trovato in posizione verticale era chiaramente eh, incastrato tra i sassi ed emerso sicuramente grazie alla secca. All'interno c'è un cadavere decapitato e mutilato in varie parti, tra cui le mani, quindi non ha la testa e non ha le mani. Ora eh, è in posizione fetale, è una donna. È una donna, è una giovane donna, tra l'altro, di carnagione bianca. È completamente nuda, come vi dicevo, manca la testa e mancano le mani e chiaramente non si sa a chi appartiene. Ora è molto probabile che abbiano tagliato la testa e le mani proprio per evitare il riconoscimento. Adesso arriviamo alle tatuaggi, non ne hanno parlato. Tatuaggi non ne hanno parlato, quindi, probabilmente non ce ne sono. O se ce ne sono, sono stati tagliati, anche perché ci sono anche altre mutilazioni che non sono eh, state mh, divulgate, a parte quella delle mani della testa. Allora, è molto probabile che l'assassino abbia eliminato mani e testa proprio per evitarne il riconoscimento, e ci sta. Ovvio, queste due parti non si trovano, quindi lui o le ha abbandonate da qualche altra parte oppure ce le ha nel freezer, cosa che non ci stupisce visto gli ultimi avvenimenti. Comunque, sembra che il cadavere sia in discreto stato di conservazione, cioè nonostante la sua permanenza in acqua, deve essere morto da poco. Loro fanno un'ipotesi, diciamo, prima da una prima autopsia Uh, ipotizzano che possa essere morta da al massimo 10-15 giorni, non di più, potrebbe essere da una settimana, non meno di una settimana, ma non più di due settimane. Quindi, come dire, ha sì. Oppure, ha delle mani riconoscibilissime, come per esempio dei tatuaggi sulle mani, sappiamo che ci sono delle ragazze. Che per esempio hanno tatuaggi solo sulle mani. Io ho avuto le feels. Ve l'ho detto che eh, mi sapeva da serial killer la, la vittima di Rescaldina, no? Carol Maltese, di cui parleremo ancora sicuramente domenica. Um, non lo so, ma ha dato un po' di feels di quel tipo lì. Tatuaggi sulle mani, ma anche la fede nuziale, o oh, una protesi con un numero di serie. Ah, è vero, le protesi ragazzi, non abbiamo mai pensato alle protesi, Vega, vedi che ci serve sempre una donna di scienza nel team uh, Serial Killing. Comunque, a parte gli scherzi, inizialmente avevano ipotizzato che potesse trattarsi anche di Saman, ma visto che eh, siamo certi che la carnagione è chiarissima... Non, eh, non è compatibile con la canagione Saman, ma soprattutto il corpo è in discreta: insomma, in discrete condizioni di conservazione. Quindi abbiamo Saman morta ad aprile maggio del 2021, passato un anno, il corpo non sarebbe in quelle condizioni. Quindi, non può essere Saman, nonostante inizialmente lo avevano pensato. però c'è. Un dettaglio molto importante, ovvero insieme al corpo, sono stati trovati anche dei brandelli di un vestito, cioè il corpo era nudo, ma con il corpo dentro il borsone c'era questo vestito. E eh, questo vestito è molto cangiante, molto particolare: è un vestito di paillette viola e blu. Ora, ragazzi. Come al solito, non fatemi scadere dentro eh, i soliti pregiudizi e generalismi. Ma no, è un vestito albe, non è una sottoveste. Poi di paillette. È, è un vestito da sera. Si sì, sembra esatto, Silvia. Sembra un vestito da sera. Però mi ha fatto pensare a come si vestono anche le signorine per strada, capito? Però. Non, non voglio ovviamente dire, ah, solo, le, ehm, solo le, 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 le signorine si vestono in quel modo lì, le signorine di strada, no, assolutamente, si vestono così anche un sacco di altre ragazze che vanno alle feste. Tuttavia, non avendo ancora identificato il corpo, nonostante sia stato ritrovato da qualche giorno e non trovano nessuna denuncia di scomparsa che possa... Uh, avere attinenza con questo corpo mi fa pensare che possa essere effettivamente come dicevamo poi tra l'altro nel caso di Carol che non era una prostituta ma uh, faceva pensare che la mancanza di uh, denuncia di scomparsa potesse effettivamente attribuirsi a una, uh, una <ride> come dire, ragazza dimenticata ecco se così fosse, perché impegnarsi tanto per non far riconoscere il corpo? Perché eh, rendi le cose più difficili. Cioè, anche se è una signorina di strada, cioè anche se è una prostituta, comunque la si riconosce se hai un volto, se hai delle impronte digitali, soprattutto se magari questa ragazza è stata schedata in occasione di un qualche controllo, le hanno preso le impronte digitali o magari un'immigrata, quindi hanno lasciato le impronte digitali, il taglio delle mani comincia a avere più senso. Ha delle amiche poi la signorina di strada. Tra l'altro, infatti, infatti, anche se tante volte le colleghe tendono a farsi i cavoli loro se vedono una che scompare, questo che mette un po' tristezza. Tra l'altro, un dettaglio estremamente macabro che eh, mi ha colpito è stato quando il, il tizio, insomma il tecnico sul motoscafo che ha trovato il, il borsone Ha chiamato i carabinieri perché anche stavolta, come nel caso di Carol tra l'altro C'era un buco nel borsone e fuori usciva una parte del corpo Insomma si vedeva che c'era questa pelle Lui ha capito che dentro c'era un corpo perché c'era un buco e usciva questa pelle E... Non lo so, ci sono delle cose che somigliano. Cioè, magari questo è un caso, è sicuramente un caso. Però, ci sono delle similitudini esatto, ste inquietanti, inquietanti. Era voluto il ritrovamento. In questo caso ti posso dire no. Perché è appunto emerso dalla secca. Cioè, da dire che un assassino, come dire, un po' furbo non butta. Siccome deve essere morta da facciamo una media: 10 giorni, to. Morta da dieci giorni, vuol dire che questo l'ha scaricata dieci giorni fa e era già in secca il po'. Cioè, cosa fai? Butti un cadavere in un fiume in secca. Boh, non lo so, eh, potrebbe anche essere perché noi poi pensiamo che siano sempre intelligenti e che pensino alle, a, a, ai ragionamenti causa-effetto, ma tante volte non è così. Gli investigatori dicono che secondo loro l'omicidio potrebbe anche essere avvenuto in un luogo molto più lontano da quello del ritrovamento e che la corrente del Po effettivamente abbia trascinato a valle fino ad Occhio Bello questo borsone con dentro il cadavere. Quindi anche... Uh, come dire, comprendere dove è avvenuto l'omicidio dal ritrovamento del cadavere non è semplice. Stanno cercando ovviamente di capire a seconda delle denunce di scomparsa a chi possa appartenere, ma tutt'oggi non ci sono riscontri. Andrea, adesso parliamo di Andrea. Andrea è una ragazza. Andrea in realtà si chiama, penso sia di origine rumena, quindi eh, è un nome scritto con due E, eh, ma anche in Italia comunque Andrea è un nome che si usa sia per uomini che per donne. Risolvere questo caso sarà difficile, hai ragione Proudner, però se ce l'hanno fatta con Carol potrebbero farcela anche con eh, questi resti. Anche perché ragazzi non sono solo ossa, perché dopo parleremo di un altro ritrovamento, che lì diventa davvero molto più difficile. Qui abbiamo un corpo, diciamo, recente, per cui diventa magari più semplice, speriamo, speriamo. Esatto, detto, adesso allora, ci arriviamo a Detroit, tranquilla. Però intanto vi racconto la storia di Andrea che non ho trattato, mi era sfuggita tra le notizie, quindi oggi ve la racconto. Una delle ipotesi rispetto all'appartenenza di questo corpo è appunto Andrea Alice Rabciuk. È una ragazza di 27 anni, campionessa di tiro a segno da quelli che ho capito con origini rumene, però insomma nata e vissuta qua. Lei sparisce la notte tra l'11 e il 12 marzo 2022, quindi stiamo parlando di un mesetto fa, Dopo aver partecipato a una festa, lei va in questa festa, organizzata da suoi amici, in un casolare a Maiolati Spontini, provincia di Ancona. Quindi effettivamente siamo lontani, non lontanissimo, ma siamo lontani. Comunque, lei era a questa festa e altro dettaglio che ha fatto pensare che potesse trattarsi di Andrea è che la ragazza aveva i capelli blu e dei tatuaggi sulle mani. Quindi, capelli blu, va bene, forse facevano prima tagliarli, però. Ok, decapitazione, così non si vedono i capelli blu, non si vede il viso, ok. Taglio delle mani, comincia ad avere senso se la ragazza effettivamente aveva tatuaggi sulle mani, in particolare. Poi ho saputo, esatto, da chi l'ha visto: ho saputo da chi l'ha visto che aveva dei tatuaggi anche da altre parti del corpo. Quindi. Se fosse lei, avrebbero trovato anche altri tatuaggi. In più, abbiamo un altro dettaglio importante: quando la ragazza scompare, indossava dei vestiti completamente diversi da quell'abito eh, cangiante che è stato trovato nel borsone insieme al corpo. Ora, come diceva qualcuno, Poteva anche essere un depistaggio. Cioè, poteva, eh, può essere che questo vestito sia stato messo lì proprio per impedire il riconoscimento di Andrea. Quindi ancora potrebbe essere Andrea. Cioè, teniamo in considerazione questo: faranno ovviamente il test del DNA e eh, vedremo. Ovviamente è da fare, non è da escludersi che possa trattarsi di lei. Comunque, nell'ultimo periodo prima di scomparire, Andrea litigava spessissimo con il suo fidanzato Simone. Tra l'altro, Simone era presente alla festa dalla quale lei si è allontanata per poi scomparire. C'è un dettaglio su questo Simone che rimane, diciamo, un personaggio abbastanza in dubbio: perché otto giorni prima appare sulla bacheca di Simone, sulla bacheca di Facebook, un post dedicato ad Andrea e lui era sicuramente incazzato avevano litigato eccetera ma lui scrive un post con insomma fa questa scritta con allegato l'immagine di un water quindi posta l'immagine del water e scrive sta cosa e a guardare al pensano che possa essere stata la corrente a portare da, da Ancona occhio bello il corpo, il borsone che poi Comunque, se la spiegano così. Comunque, lui aveva scritto questo post carico di odio che adesso io vi leggo perché le trasmissioni in tv giustamente non lo hanno riportato perché, ragazzi, non la tocca piano, eh? ma proprio per niente. Lui ci dà che c'è proprio un post che, ragazzi, trasuda una violenza, una rabbia. Che fanno capire anche un pochino che tipo di rapporto ci fosse tra loro due. Vi dico: quello che io comprendo da questi messaggi è che loro due avessero un rapporto estremamente tossico, e su questo non ci piove. Ed erano la classica coppia che quando litigano si distruggono, che sembra la fine del mondo, chiaramente dici: cazzo, non si parleranno mai più nella loro vita. E dopo sei ore sono andati a limonare, capito? Questo è il tipo di coppia. Comunque, vi leggo questo post perché veramente raccapricciante. Scrive, questo è il trono adatto a te. Ovviamente c'era l'immagine del cesso. Sporco di piscio e pieno di merda. Ti auguro per la vita tutto quello che potrai trovarci dentro. Una bugiarda arrivista, pericolosa, irriconoscente e anaffettiva. Troppo facile, troppo per tutti e purtroppo per lei rovinata, per fortuna per me deceduta. Ok, questo l'ho scritto otto giorni prima che lei scomparisse. È vero, Dio c'è e ogni tanto mette ognuno al suo posto, ogni regina nel suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo e nel mio circo tu non ci entrerai più. Provaci pure, provaci, mi sicurezza. Sarà un piacere smontarle tutte. Le tue sono solo presunte sicurezze. E poi scrive in rumeno: la revedere pentru tot deawana. No, tot, tot dea una. Scusa, Bassi. Comunque, quello che lui, lui scrive è addio per sempre. E conclude con regina di sto cazzo. Esatto, questo ferito narcisista di Albert over 9000. Datemi attenzione o piango. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Ok. Tra l'altro non stiamo parlando di ragazzini. Cioè, stiamo parlando di lei che aveva 27 anni. Lui, penso, più o meno. Cioè, non, non stiamo parlando di sedicenni. Quindi... Mm, come dire, uh, a me ha fatto venire in mente quei rapporti che si instaurano con sì, narcisisti, borderline, persone insomma particolarmente impulsive, con bisogni di attenzioni estreme e con anche uno scarso controllo degli impulsi. Perché scrivere un post del genere pubblicamente, quando potevi tranquillamente mandargli un messaggio, vuol dire che tu vuoi le attenzioni degli altri. O che tu hai bisogno di essere il poverino lui, vittimino della strega cattiva che si merita il trono di merda. Oppure vuoi infamare lei agli occhi dei vostri amici in comune. O entrambe le cose, si sì, povera stellina narci. Esattamente, esattamente, avete capito. Lui tra l'altro... Farà delle cose un po' strane, quindi risulta abbastanza sospetto, almeno secondo me. eh. No, no, è vero, Elena, non siete tutti così. No, no, non siete assolutamente tutti così, però, mi sa, da quelle relazioni super tossiche che io le chiamo le chiamo re relazioni narci-tossiche. Che a volte si creano proprio con questo tipo di personalità. Dammi le cose, perché non è legata all'altra, esatto, Albe, cioè prende due piccioni con una fava. Sì, vuoi, vuoi passare lui come vittima ad essere il poverino e al contempo smerdare anche lei. Sì, effettivamente ci sta. Altrimenti, se avesse davvero voluto dirle addio... Ecco, questi sono i classici comportamenti, scusate, entriamo un attimo nella psicologia delle relazioni. Ma se vedete che uno vi insulta così in un post pubblico, Vuol dire che non vi vuole lasciare, ma proprio per l'anima del cazzo, vuole solo fare il, il drama queen o il drama king del, del momento, ma vuole tantissime attenzioni sia dagli altri che soprattutto da voi, quindi non cascate negli addio per sempre, se ve lo scrive privatamente potete anche crederci, ma se ve lo scrive pubblicamente lasciate pur stare, va là. Oh, poi le eccezioni ci sono sempre. Però, solitamente, dalla mia esperienza posso dire che eh, quando lo fanno pubblicamente, e soprattutto quando ci caricano di dramma e poeticità, vuol dire che ci tengono ancora parecchio e vorrebbero, appunto, farvi tornare indietro. Altrimenti direbbero solo: Ehi, ciao, mi hai rotto veramente le palle? No, non ho voglia di litigare ancora. Basta, sono stanco, ti prego, sparisci dalla mia vista ora. E poi finirebbe così credo, almeno, non lo so, io di solito la gestisco in questo modo. Cioè, quando non voglio più una persona accanto, non c'è proprio bisogno... Non so, non hai voglia di metterti lì, litigare, fare la poesia, il trono, le similitudini, la metafora, far sentire l'altro una merda, basta che si levi dal cazzo. O no? Poi dico, ognuno è, modo, è a modo suo, eh, però... Le minacce da donne sui social da parte di uomini invasati sono sottovalutate, perfettamente d'accordo con te. Sì, è vero, ci sono tantissime minacce sui social che spesso e volentieri vengono uh, sottovalutate. E c'è anche da dire un'altra cosa. Uh, mettiamo caso che Simone in realtà non c'entri assolutamente niente con la sparizione di Andrea. Uh, come dire, lui diventa il principale sospettato perché otto giorni prima della sua scomparsa ha detto che per lui era morta. Poi magari viene fuori che davvero è deceduta questa ragazza. E lui in realtà l'aveva scritto così come sfogo eh, è e diventa il principale sospettato perché non lo so, aveva fatto una premonizione veramente poco garbata. Però in qualche modo c'era un. Un che. Cioè. Guardiamolo anche dal punto di vista dell'avvocato del diavolo, insomma. È un messaggio compromettente, ma potrebbe anche. Cioè, non significare nulla. Potrebbe anche essere solo che lui era incazzato in quel momento, ha scritto quelle robe lì. Ma non c'entra assolutamente niente con la scomparsa, chi lo sa? Comunque, ecco, Simone è stato contattato da un giornalista, da una giornalista, che gli chiede spiegazioni rispetto a questo post, quando ovviamente Andrea era già scomparsa. E inizialmente Andrea nega tutto, dice no, ma è un post vecchio, lei non c'entra, non era riferito a lei, cioè vabbè, paraculaggine estrema. Poi, incalzato dalla giornalista, alla fine ammette... Che effettivamente si riferiva ad Andrea. E poi dice: Ma è una cazzata da Facebook, soltanto un post in risposta ad una cosa che aveva scritto lei dopo l'ennesima litigata. Ok, però dilla subito la verità, che poi suona male. Eh, vai a fare il paragolo. Perché uno che lo premeditasse seriamente non lo farebbe così. Esatto, Matmal. Cioè, se premediti un omicidio come dire, non lo scrivi poi così su un post, ma non è detto, eh, non è detto, perché se vi ricordate le assassine di Skylar Nils, erano quelle che scrivevano lo abbiamo fatto davvero al 3, 1, 2 e 3, cioè su Twitter, quindi, come dire, non sai mai eh, dove finisce l'intelligenza e dove, dove inizia la sboronaggine. Comunque, eh, hanno chiesto anche, la giornalista ha chiesto di spiegare un pochino era successo alla festa. E lui ha detto che effettivamente durante la festa avevano litigato per l'ennesima volta perché era una coppia molto molto litigiosa. Quindi anche quella sera avevano litigato, anzi quella mattina perché erano già le sette di mattina eh, perché qui io non so, la, a casa mia le feste finivano. Alle 2 di notte o 3, cioè a casa mia, nel senso nella mia vita, quando sono le 2 o 3 di notte, io me vado a casa qualunque cosa stia succedendo perché per me è finita la notte, no? Invece no, questi fino alle 7 del mattino io wow. Incredibile resistenza. Fatto sta che lui dice che tanto litigavano sempre, litigavano un giorno sì e uno no, e lei eh, molto spesso quando litigavano se ne andava. Cioè, prendeva su il suo 48 e poi si allontanava da lui. Ma poi tornava sempre. Cosa che lui dice: lei tornava sempre. Cioè, si incazzava, si allontanava Dice: Ma basta, non voglio vederti mai più. Eh, prendeva su. E poi, però, tornava sempre. L'altezza pare corrispondere, Vega. Più o meno: lei era alta 1,68 m. Pare che anche questo corpo potesse essere più o meno all'interno di questo range. Comunque, cosa è successo alla festa? Quando lei è scomparsa, il, diciamo nelle prime ore del 12 marzo, lei eh, l'hanno vista gli altri amici che era lì alla festa, parlava poco, più che altro stava attaccata al telefono a messaggiare e si scopre che messaggiava con il suo ex, ex fidanzato tale Daniele. E, e poi c'è stata un'ennesima lite con Simone, immagino, così deduco, che magari abbiano litigato proprio perché lei si sentiva con l'ex, magari, eh? Non lo so, la butto lì, non ne abbiamo certezza. Insomma, sbrocca con Simone, hanno la loro lite. Lei prende su e se ne va, ma se ne va senza prendere il telefono. E questa cosa è molto strana perché lei comunque era proprio molto attaccata al telefono, già la serata l'aveva passata messaggiando, quindi potete immaginare che piuttosto che stare con gli altri, stava col suo telefono, potete immaginare che non è normale che Andrea non avesse preso il telefono con sé. Fatto sta che l'hanno vista allontanarsi volontariamente tutti, eh, tutti quelli alla festa. E l'hanno vista dirigersi verso la strada provinciale, in direzione stazione. Quindi hanno pensato, ah vabbè, andrà, andrà a stazione a prendere il treno, fa la sua eh, scenetta di allontanamento solito e poi si farà viva di nuovo. Anche Simone dice di aver pensato questo. E lei avrebbe lasciato il cellulare al casolare lì alla festa. E quindi cosa ha fatto Simone? Lo ha preso, se lo è intascato e... Da quando comunque è stato dato l'allarme che Andrea non tornava a casa, lui aveva il telefono e se l'è tenuto lui fino alla domenica pomeriggio, quindi ha fatto passare 24 ore dall'allarme della scomparsa della ragazza prima di consegnare questo telefono ed è andato a casa della madre per darglielo. Ci sono delle domande, cioè. Mm, sospettino, esatto Arisu Cioè, perché Simone avrebbe dovuto tenere il cellulare? Ma soprattutto, perché Simone non ha denunciato la scomparsa della sua ragazza? Simone risponde a queste domande e dice Intanto io non le ho sequestrato il telefono Ma eh, mi lo ha messo lei in tasca Secondo me, Cioè, lei l'ha lasciato lì e lui se l'è preso vabbè. Non è la prima volta che Andrea si allontana Avrei voluto chiamare la mamma o il compagno della mamma per farla venire a prendere alla festa, ma lei è fuggita. Spesso quando litigavamo lei scappava e per questo non mi sono preoccupato più di tanto. Allora, allora, io che ho. Ha avuto esperienza con una persona che si comportava in questo modo cioè litighiamo e lui prendeva il suo 41 e se ne andava poi dopo boh forse dopo tre giorni si faceva vivo da una parte riesco a comprendere perché quando lui prendeva su e se ne andava io ero talmente girata di coglioni che non mi preoccupavo minimamente del fatto che non si facesse sentire per 3-4 giorni. Anzi, ero lì che dicevo... So, ah, oh, si è levato dal cazzo. Così adesso sbollisce per cavoli suoi. Smette di rompermi le palle. E tanto alla fine. Però non mi lasciava il cellulare, esatto. Col cazzo che mi lasciava il cellulare, anzi, se lo prendeva dietro, anche perché aveva bisogno no? Eh, di, di contattare qualcuno che lo aiutasse a spostarsi nello spazio. Quindi, ragazzi. Ecco, veda, il telefono l'ha preso per cancellare qualcosa di incriminante. Già, può essere. E anche il fatto che lo abbia trattenuto così tanto sto telefono, cioè. insomma, lo riporti subito a casa della, della famiglia, che, che lei sia tornata a casa o meno, cioè. Mh. Questo non ha senso. Il fatto che lui dica, no ma non mi sono preoccupato da lì a 48 ore, perché comunque quando gli prendeva il ciudritto, no, si allontanava, non si faceva più sentire. E fin qui siamo d'accordissimo, ci sta tutta. Ma questa cosa del telefono mh, non ha senso, non ha senso. Ma poi se litighi con me, vaffanculo te il telefono, torri prenditelo. Sì, ma poi anche il fatto che lui dica avrei voluto chiamare la madre per farla venire a prendere dalla festa. Dai, va là, se hai appena detto che questa si allontanava ogni 3x2 ogni volta che litigavate? Solo stavolta ti è venuto in mente di farla venire a prendere dalla mamma. Dai, insomma, a me pare un po' strano. Altra cosa, vi ricordate il corpo trovato decapitato e senza mani all'interno del borsone? era accompagnato non vestito, eh, attenzione, il corpo era nudo, ma c'era all'interno del borsone anche questo vestito con le paillette tutto cangiante, insomma, eh, blu viola, no? Ora lei non vestiva così. Ora potete anche solo vederla così, come tipo è una tipa alternativa, è una tipa da fel pass anche alle feste andava in fel pass, cioè non è una fighetta che si mette l'abito da sera, ok? Infatti l'ultima volta alla festa è stata vista vestita così. Aveva un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom e Jerry sul davanti, stampa che era ripetuta anche sui jeans, quindi probabilmente erano jeans in combo con la, la felpa e aveva scarponcini neri tipo anfibi, zainetto verde fluo. Cioè, mi sembra una che si mette l'abito da sera, ma ripeto, come qualcuno diceva prima, potrebbe tranquillamente trattarsi di un depistaggio, cioè aver messo proprio l'ultimo abito che lei avesse, avrebbe indossato nella vita, in più ti tolgo ehm, insomma, le tracce di riconoscibilità, ovvero le mani per l'impronta digitale, ma anche per i tatuaggi, e la testa, e a quel punto... Bella che ho depistato, no? Siamo nel periodo in cui il cellulare serve perché abbiamo il Green Pass. Questo me lo nella testa per andare in stazione. Quindi a prendere un treno. Cosa serve sul treno il Green Pass? Ma il Green Pass lo puoi anche aver stampato. Io, per esempio, ce l'ho stampato nel, nel portafogli. Quindi anche quello dipende. Mm, però il telefono è fondamentale per qualunque cosa. Cioè, anche solo per capire dove sei, quale, quando arriva il treno, quale autobus prendere, chiamare la mamma perché ti deve venire a prendere. Cioè. Uh, il cellulare è fondamentale. E se fosse il corpo di una collega di Carlo che indossava quel vestito perché stava tornando a casa una serata, ecco Floridian. Io adesso sapete che sono una romantica, che ho le mie fantasie e tutto. Però chi ci dice che effettivamente Carol non sia stata vittima di un serial killer? Che magari può anche essere Davide stesso oppure il braccio: lui è stato il braccio e l'altro il killer. E questa non sia un'altra signorina vittima di eh, questo serial killer? Può essere? Non lo so, la fantasia me la sono fatta, sinceramente. Magari un copycat per far incolpare quello che al tempo era un killer ancora non scoperto, quello di Carol Maltesi. Allora Albe, però non tornano i tempi. Oddio, in realtà... Allora, è stato ritrovato il corpo di Carol il 20 di marzo. Se avesse voluto fare il copycat, avrebbe dovuto però farla a pezzi, nei vari sacchi della patumia. Cioè, così non ha. forse ha preso giusto ispirazione per la testa bruciata, cioè, non, non saprei. A me viene più da pensare che la mossa di tenersi il cellulare avesse il fine di manipolare. Come dire, ora mi tengo il telefono così poi è costretto a cercarmi per forza. Ottimo! Guarda, Yasbal che. Mi è piaciuta un sacco questa tua riflessione, questa tua intuizione. Sì, sì, ci sta tantissimo questa cosa: che lui si fosse tenuto il telefono per controllare lei o magari scrivere al posto di lei. E questo lo ha fatto. Lo ha fatto, ragazzi. Perché? Subentra Daniele, l'ex fidanzato di Andrea, che parlerà con i giornalisti e dirà, oltre al fatto che ha il cuore a pezzi, che è disperato, lui era l'ex, no? Ed lui dice... sentite cosa dice. Andrea voleva cambiare vita. La sera della scomparsa mi aveva mandato un messaggio dicendomi che il giorno dopo l'avrei dovuta passare a prendere. Voleva passare un ultimo mese in tranquillità e poi andare via e non far più sapere a certe persone dove fosse. Quindi tu mi stai dicendo, Daniele, che lei voleva sparire proprio quando è sparita? Cioè, me pure Daniele, mi puzza di merda tantissimo. E per questa cosa che ha detto, perché come appunto l'aveva detta Davide di Carol, qui ci sono un sacco di analogie, effettivamente. Che aveva detto proprio, sì, ma lei voleva lasciare il mondo del porno, è troppo uguale a okay, vero? Vero? Eh, ma lei voleva troppo lasciare il mondo del porno, quindi eh... Ah, ah, che ehm, Andrea voleva sparire e non dare più tracce di sé, voleva fare il fumatia Pascal, proprio quando è scomparsa. Ma guarda te, puzza pure... E mi ricorda pure il caso di Liliana, perché c'è il fidanzato, l'amante, entrambi che dicono cose che, mm, che lasciano un po' così, cioè, non lo so, ci sono delle similitudini incredibili. È una serie TV dell'orrore, veramente. E Daniele dice che sabato mattina avrebbe cercato anche di contattarla, cioè le ha mandato un messaggio, ma a risponderle è stato Simone. Sentite cosa dice Daniele? Dice: Le ho scritto un sms dicendole di lasciar perdere quella gente, ma sono sicuro che a rispondere al messaggio sia stato il fidanzato Simone. Eh sì, perché a lui è arrivata questa risposta nel sabato mattina quando lei in realtà era già scomparsa e il telefono era nelle mani di Simone. Quindi Simone ha risposto a Daniele. Manchè! Non ti puzza Daniele? Può essere, dai, forse che sia stato semplicemente sincero e lei effettivamente voleva... Allontanarsi. Però somiglia tanto a Carol. Eh sì. Anche Liliana non aveva il telefono. No, non è lo stesso filone. Però, giusto per così, notare un attimo di analogie. Gli ha risposto fingendosi lei, esatto Albe. Gli ha risposto fingendosi lei. Non so dopo quanto si è allontanato dalla festa, non lo so. Però sta gente veramente. Veramente. <ride> Vai, Cle. Allora lui puzza, qua puzza un po' tutto. Ora, quello che eh, possiamo, come dire, aspettiamo di vedere se l'analisi del DNA rispetto a questo corpo nel borsone effettivamente eh, abbia riscontro con quello di Andrea o se no, perché se no stiamo parlando di un'altra storia. Ovviamente quest'altra storia implica che Andrea è scomparsa e non si trova. Cioè, eh, ancora va ricercata, ovviamente, non è che... Uh, questa storia perde di, di importanza perché non è le, di lei il corpo. Ovviamente si continua a cercare anche Andrea. È passato quasi un mese dalla sua scomparsa, quindi ovviamente diventa sempre meno probabile l'idea che possa, diciamo, tornare a casa. Magari speriamo che Daniele abbia ragione, che lei abbia mollato lì il telefono per cambiare vita. Nella migliore delle ipotesi, ok? Daniele ha ragione. Lei voleva scomparire. Non ne poteva più né del fidanzato né dell'ex fidanzato perché in qualche modo litigava con entrambi l'uno per colpa dell'altro. Dell ok, molla il telefono. Magari aveva già un secondo telefono che si era organizzata di avere. Poi questa qui magari è un tipo a che, eh, cui piace attirare non so, l'attenzione in qualche modo, far preoccupare le persone. Speriamo che fosse davvero una persona così, speriamo, e magari è al sicuro da qualche parte. Cioè. Può essere il cielo, tieni i cambi, Pin. No, perché poi ti rintracciano, Albe. Se comunque denunciano la tua scomparsa e sanno qual è il tuo dispositivo, anche se tu cambi la sim, comunque te lo rintracciano. Non so, nella speranza che sia andato per il meglio, anche se tante volte quando le persone scompaiono, ahimè, scompaiono proprio in, in, in maniera brutta. Però Ovviamente, la speranza è sempre l'ultima a morire. Fa stare in pensiero i suoi genitori così? Magari è una di quelle a cui non lo so, che non ha avuto abbastanza attenzioni, e per richiamare le attenzioni uh, fa così. Adesso è l'ultima speranza, veramente. Albe, veramente è l'ultima cosa che mi può venire in mente. Per avere un pensiero positivo, anche lei è un po' strana, però non solo lui. Sì, certo, ovviamente lei, essendo la vittima in questo caso, ehm, diventa chiaramente intoccabile in un certo modo. Però era una relazione tossica. La relazione tossica si fa in due, non è sempre solo colpa di uno. Sicuramente erano entrambi personcine un po' particolari, anche lei, ma ci sono, esatto, ci sono tante cose che non tornano, ovviamente. Altra cosa, altre ipotesi che hanno... Poi, allora, questa eh, di Andrea è un'ipotesi, diciamo, scartabile solo per quanto riguarda il vestito. Ma, se teniamo conto che il vestito può essere un depistaggio, in realtà potrebbe davvero essere il corpo di Andrea. Non può essere il corpo di Isabella Noventa. Non so se avete sentito parlare dell'omicidio di Isabella Noventa, è un caso di sei anni fa ormai, ed era una delle ipotesi eh, rispetto a questo, a questo corpo, che è stata scartata per via dell'età. Cioè, la Isabella Noventa, quando viene uccisa, è una, insomma, è una segretaria, aveva 55 anni. È stata uccisa a 90 Padovana nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Te lo ricordi questo caso? Ecco, infatti, poi magari farò un approfondimento a riguardo. Però ha 55 anni la signora quando viene uccisa, mentre quel corpo sembra proprio essere molto più giovane. Vi faccio un recap velocissimo. Di questo caso, giusto per farvi capire l'atrocità di quello che può essere successo, poi magari lo andremo ad approfondire meglio. Comunque, secondo la ricostruzione dell'accusa, Isabella pare essere stata assassinata dall'ex fidanzato, Freddy Sorgato, dalla sorella, Deborah Sorgato, e dalla amante di Freddy, ovvero la tabaccaia Manuela Cacco, che era appunto l'amante di Freddy. Chi, Freddy, era l'ex eh, della vittima di Isabella. Inizialmente i tre, siccome sono stati incastrati hanno capito che Isabella è stata uccisa in loro presenza, quindi comunque dovevano dare una spiegazione rispetto a questo, hanno usato la scusa più vecchia del mondo, ovvero quella che sta usando tra l'altro anche il nostro Davide Fontana nel caso di Carol Maltesi, ovvero a... Ah, è stato un gioco erotico finito male. Come? <ride> Insomma, questa cosa non tornava assolutamente, anche perché Isabella cosa fa? Un gioco erotico con il suo ex, la sorella dell'ex e la nuova amante? Cioè, mh, niente così assurdo. Va bene, fatto sta che emergerà la verità ovviamente dalla testimonianza di Manuela a processo, perché Manuela è stata quella più collaborativa. Ha raccontato, tutto bene in Italia, no, infatti. Ha raccontato che Isabella è stata, eh, insomma, attirata a casa dal suo ex e insomma, con lui sarebbe preparata a fare una boh, una chiacchierata, prendere un caffè, qualcosa di tranquillo in casa, cioè lei è entrata, ha appoggiato il cappotto, la borsa, si è messa seduta sul tavolo, sulla scusate, a tavola. Ma non sapeva che eh, nascosta nella stanza c'era Deborah, la sorella di Freddy, armata di martello pesante. Quindi l'ha raggiunta alle spalle, le ha messo una busta di plastica in testa e mentre Freddy la tratteneva e la teneva ferma al tavolo, la sorella le ha fracassato il cranio con il martello quindi di una violenza inaudita. Dopodiché sono stati raggiunti da Manuela Cacco, la tabaccaia, nonché amante di Freddy, che li ha aiutati a liberarsi del cadavere, che tuttora non si trova. Per quello hanno pensato che potesse essere il suo corpo, no? Sempre curiosi questi giochi erotici col martello. Infatti, com'è che torna questa cosa? Sacchetto in testa, gioco erotico, martellate. Un sacco di analogie ultimamente. Incredibili. Inche... Cos'hanno le persone nel cervello? Aldo Giovanni e Giacomo direbbero le scimmie urlatrici. Deborah è un super personaggio. Forse già assassina prima di Isabella. Ma vedi un po', ma vedi un po'. Devo approfondire Moti. Non ho approfondito molto perché era così. un passant, visto che era un'ipotesi sulla sua identità, va voilà che me lo dici, va bene Alfred te lo dico subito il 18 novembre 2020 comunque sono stati condannati in via definitiva questi tre per l'omicidio hanno dato 30 anni a Freddy, 30 anni a Deborah e 16 anni a Manuela perché lei non ha partecipato all'omicidio ma ha eh, diciamo fatto favoreggiamento e occultamento di cadavere il corpo non si è mai trovato, come vi dicevo, anche se durante il processo i fratelli Sorgato avrebbero detto di averlo fatto sparire nel fiume Brenta. E infatti eh, tutte le forze dell'ordine, i subacquei, eccetera, hanno scandagliato tutto il fiume Brenta alla ricerca di questo corpo, ma non è stato trovato né lì né altrove. Però c'è una tragedia, una seconda tragedia legata al ritrovamento del corpo della povera Isabella. Perché cosa succede? Il 20 febbraio del 2016, mentre eh, i sommostatori eh, della polizia stavano scandagliando il fondale del fiume, Rosario Sanarico, Sanarico, non so, comunque un ispettore di polizia sommozzatore che eh, si era immerso, è morto. Incastrato nelle chiuse tra, tra 90 e stra una morte terribile proprio per cercare il cadavere di Isabella. E io qui rimango veramente. No, te, è, è terribile questa cosa. È veramente terribile. Il Brenta non è affluente del Po. Ragionissimo, Gilquatur. Ma può anche essere che questi due abbiano detto delle cagate, cioè nel senso. Morire affogato, no, davvero, davvero poverino. E mi viene anche da pensare. Eh, cavoli, per trovare un corpo morto, un corpo vivo muore. E lì, non so, niente. Certo, ovviamente va trovato il corpo. Ovviamente va trovato il corpo, però è una cosa che mi, mi. non lo so, mi ha mandato un attimo. Così, mi ha sbarellato un attimo. Quindi quando pensiamo tante volte, e eh, ma gli inquinenti non fanno un cazzo, non hanno voglia di lavorare, le indagini fatte di merda e tutto il resto, rendiamoci anche conto, cioè ogni tanto colleghiamo, che non ci sono solo gli stronzi, cioè non ci sono solo quelli che non hanno voglia di lavorare o che eh, corrotti e fanno, insomma, i soliti depistaggi, le loro, le loro frodi eh, investigative, eccetera. Ma esistono anche delle persone che lavorano col cuore, che ci mettono anima e, e cervello e cuore in quello che fanno e possono anche perdere la vita. È un mestiere pericolosissimo, sottopagato e, eh, come dire, le, le, le nostre forze dell'ordine non sono sempre delle cacche, anzi, anzi, la maggior parte di loro lavora con passione e con impegno. Lo so che qua parliamo molto spesso di mala giustizia, esistono i casi di corruzione, esistono i casi in cui vengono insabbiate le prove, esistono i casi in cui si comportano di merda, ma eh, un, un piccolo disclaimer che volevo farvi, visto che spesso qua parliamo proprio di queste eccezioni, non prendetele come la norma. Cioè, come la norma è che lavorano bene. Ovvio. Questo è un discorso che facevo anche con una mia amica l'altro giorno al telefono. Avete presente quando parlate al telefono con una vostra amica o con un vostro amico e dovete raccontare come va la vostra relazione? Solitamente se avete delle cose di cui lamentarvi e eh, che passate un sacco di tempo a raccontare: eh, ma lui fa questo, oppure lei fa questo, mi ha dato fastidio perché abbiamo litigato per questo, poi io. Se va tutto bene, si parla poco di quando va tutto bene. Cioè quando va tutto bene, va tutto bene, no? E e quindi non se ne parla. Si esagera, si, no, si, si si concentra sui problemi, perché nella nostra anche noi come esseri umani siamo fatti così. Cioè ci si concentra sempre solo sui problemi. Quando le cose vanno bene non ci si pensa, no? Tipo, eh, state bene di salute? State bene di salute? Nessuno pensa, cavolo, sto bene di salute oggi. Magari sì, se non si è abituati. Ma se ti ammali una volta all'anno non è che ogni, anno, ogni giorno ti svegli pensando Madonna sto bene oggi, no? E invece, eh, e questo è un modo di ragionare, un bias cognitivo che centra sempre l'attenzione sulle problematiche, sulle cose che non funzionano e ci fanno pensare che quei problemi siano più grandi di quelli che sono o siano più eh, generalizzati di quelli che sono. Quindi si parla dei casi svolti male perché saltano l'attenzione esattamente Cyrus. Ma ricordiamoci che ce ne è molti di più dove invece i inquirenti hanno lavorato bene, forze dell'ordine sono appassionate, hanno portato a termine il loro compito e sono stati bravi. Era necessario fare un disclaimer anche perché insomma ricordiamo questo povero. Euh, investigatore morto nel tentativo di cercare un corpo, cioè nel senso pe pe perdono anche loro, hanno, hanno tanto da perdere. Hanno tanto da perdere comunque. Come vi dicevo, questi tre qua, questi tre dell'Ave Maria che hanno ucciso quella povera donna, avevano messo anche in atto diversi tentativi di depistaggio. Primo, tra tutti, mentre i due fratelli portavano via il corpo. Manuela Cacco si era messa i vestiti della vittima, i vestiti di Isabella, e aveva percorso le strade del centro proprio passando appositamente sotto le telecamere di videosorveglianza per inscenare un allontanamento volontario della vittima. Infatti non è stato facile subito ricostruire la dinamica dell'omicidio. Comunque pare che il momento dell'omicidio fosse questo. Manuela era gelosa, ovviamente, perché Isabella era l'ex compagna del suo amante. Mentre Debora, che è stata a quanto pare la vera mente di tutto l'omicidio, cioè la sorella, non sopportava che suo fratello fosse succube, diciamo, di Isabella, cioè una donna che lo trattava con sufficienza e continuava a rifiutarlo, diciamo. Quindi eh, Debora era così, non sopportava più di vedere il suo fratello ehm, che faceva un po'. Forse il, il, il simpatico. Il simpatico con la ex, o faceva un po' il sottone, non lo so. E Quell'altra era gelosa. Comunque, assurdo, gelosa anche lei, certo. Cioè la sorella, che chiaramente non è più prima donna, che non è più magari quella che domina sul fratello. C'è cioè una che domina ancora di più di lei sul fratello. Sapete che ci sono delle dinamiche di gelosia anche tra eh, sorella e fidanzata del de, de fratello quindi eh, ne ho viste di scene del genere ma la sorella è un pacco di cazzi suoi e eh, perché no c'è gelosia c'è beva? cosa fa il giudice alla fine del processo ha deciso lui qual era il movente e lui ha detto che era la gelosia questa comunque queste erano le due ipotesi che ovviamente dovranno essere verificate tramite DNA anche se Isabella 90 difficile che sia la proprietaria, diciamo, dei resti trovati nel borsone nel po, proprio per una questione di età, cioè sembra che la vittima sia molto giovane, quindi eh, meno di 30 anni. Quindi rimane aperta l'ipotesi di Andrea. Adesso aspettiamo che ovviamente escano ulteriori eh, informazioni. Io vi tengo sempre informati su tutto. Se dovesse uscire qualcosa di eclatante prima di domenica. Uh, vi metto su, su Instagram le storie, quindi tranquilli che rimanete sempre sul pezzo. Altra notizia di ritrovamenti di corpi emersi dai fiumi. Questa è inquietante. Questa è un'altra notizia veramente molto inquietante. Tanto quanto quello il ritrovamento nel po', perché, ragazzi, anche qua veramente cose incredibili. Allora, sull'argine del fiume Tiepido che tra l'altro non conoscevo il fiume tiepido, uh, siamo nel territorio di Torremain, in, insomma in zona Maranello, siamo lì. Sabato primo aprile c'era un uomo a caccia di asparagi selvatici. Insomma, mentre era insomma, a caccia di questi asparagi, si imbatte in un sacco di cellofan e nota all'interno di questo sacco resistente in un fanno ci sono delle ossa umane, in particolare riconosce un teschio sì e nelle vicinanze del sacchetto c'erano questi vestiti che vedete qua, che sono stati pubblicati dalla polizia proprio per dare la possibilità a qualcuno di riconoscere magari la vittima dagli abiti poiché appunto questo corpo ormai è solo ossa, quindi non c'è niente di riconoscibile: non è stato decapitato che okay, però ci sono solo le ossa. Anziché, in realtà, non è, non è vero che non è stato decapitato che okay, è stato fatto in pezzi questo corpo, perché effettivamente i resti delle ossa che sono stati ritrovati presentavano dei tagli. Non chirurgici incredibili del maestro Vini del, della bivissessione, ma erano tagli, cioè nel senso che era proprio rotte di netto. Ok, questi vestiti, parliamo un attimo di questi vestiti che sono per adesso la chiave per riuscire a dare un'identità a queste ossa. Si tratta di una maglietta a maniche lunghe di colore bianco, adesso voi la vedete marrone, ma originariamente era bianca. Con delle stampe sopra, con scritte insomma, parole stampate, il maglione dolce vita nero che vedete su in alto, che è anche una striscia bianca a metà, un maglione di colore rosso scuro, che è quello che vedete qui, e un reggiseno rosso, che è quello che vedete qua su. Era stato trovato anche un orecchino in oro giallo, vestiti molto anni 2000, già, già. Del corpo, come vi ho detto, rimane lo scheletro, in particolare il teschio, che era completo, e viene interamente ricomposto, soprattutto nella parte superiore, mentre mancano alcune parti in, del, del corpo inferiore. Potrebbe effettivamente essere morto, anzi morta, perché si pensa sia una donna, più o meno due anni fa, quindi diverso tempo fa. Tra l'altro, dall'autopsia pare che si tratti effettivamente di una donna dall'età tra i 25 e i 50 anni. Che lo so, è un range immenso, ma provate a immaginare come devono essere questi resti per non riuscire nemmeno a dare un'età così precisa, anzi, anzi, tutt'altro tutt che. Uh, dalle ossa si capisce se è una donna Sì in particolare dal bacino Ci sono comunque delle, delle Adesso non sono il genio di questo Sicuramente Vega è più brava di me Ma sì dal bacino Infatti sì il bacino l'hanno trovato Poi c'è ecco il reggiseno Gli abiti femminili Però c'è anche da dire questo Albe di nuovo eh, Non è che il corpo indossasse questi abiti Sono stati trovati lì vicino e ho anche un'altra domanda, cioè potrebbero anche non appartenere alla vittima, essere abiti buttati lì, potrebbe essere un depistaggio. Ho una domanda. Ora, vedete in che stato sono questi abiti? Adesso magari vi amplio un pochino l'immagine così vi rendete conto. Ok, in particolare il maglioncino rosso in condizioni estreme, però... Davvero un cadavere si scheletrizza completamente arrivando all'ultimo stadio della decomposizione? E ciao Vega. Abbiamo bisogno della scienza. E i vestiti hanno. Cioè, in particolare il maglione, che voi vedete marrone, ma originariamente era bianco. È intero, è integro. Cioè, mi sembra difficile che possa essere, che possano essere davvero i vestiti della vittima. Cioè, la vittima è già uno scheletro e i vestiti buttati lì così sono. In questo stato? I vestiti si logorano e direi ancora di più de dei corpi. O forse no, non lo so. Magari non appartengono alla vittima, quindi magari ci siamo concentrati sulla ricerca di questi vestiti. E poi in realtà sono magari vestiti buttati lì da qualcuno che voleva liberarsene. I tessuti non sono uguali, alcuni potrebbero disintegrarsi, e altri no. Eh, magari sono tessuti sintetici, resistono di più. Però, non ho senso con questi due maglioni, tranquillo, hanno senso. Due maglioni hanno sensissimo, ragazzi. cioè io vado in giro con due maglioni fino a che non ci sono 30 gradi fuori, perché, cioè, vivo così. Sono fibre diverse. I polimeri si degradano in tempi diversi in base al materiale di cui sono costituiti. Grazie, Vega! Grazie mille, è sempre bello avere una donna di scienza tra noi. Sono di materiale sintetico, non si disintegrano tanto. Ok, allora ritiro tutto ritiro tutto, può essere che effettivamente il corpo si sia scheletrizzato e i vestiti siano rimasti. No, i vestiti non erano nello stesso contenitore del corpo, cioè non erano nei sacchi di cellophane, ma erano lì accanto. Ora, c'è cioè, la signora Venturelli, Simona Venturelli, che abita in un casolare lì a poche centinaia di metri, neanche centinaia direi. Abbiamo visto casi con vestiti e scarpe intatti che secondo la procura sono rimasti in un campo sotto neve, gelo e pioggia per tre mesi. Ah, c'ho delle Yara feelings, c'ho delle Yara Gambirasio feelings, sì, sì, effettivamente, effettivamente, sì. Sei mesi di amore giallo, grazie Mattia, <ride> grazie mille. Um, quello che mi fa pensare è che se la signora Venturelli, che tra l'altro ha rinvenuto anche lei un, un segmento di spina dorsale tagliato, e lei ha detto proprio era segato di netto e si vedeva proprio il, seghi, il seghetto, insomma, il, il segno della, de, 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 della segatura, quindi. Uh, lei ha trovato questo resto, tra l'altro, dopo che erano arrivate le forze dell'ordine. Se lei viveva lì e comunque da lì ci passava e non ha visto questi resti per così tanto tempo, mi viene da pensare che forse sono stati portati lì successivamente, ovvero uh, magari li ha abbandonati lì dopo averli spostati in altra parte o effettivamente, scusatemi, effettivamente il fiume potrebbe averli riportati eh, durante la secca, ci sta, ci sta, ci sta. Perdonatemi, effettivamente mi ero un attimo persa. In ogni caso, comunicazione di servizio utilissima alla comunità. Se doveste riconoscere questi vestiti, ve li faccio rivedere meglio, ma potete andare tranquillamente a cercarveli bene su internet eh, con eh, informazioni più precise. Comunque se riconoscete questi vestiti o pensate di sapere a chi appartengono a questi resti, siete pregati di chiamare i carabinieri del comando provinciale di Modena al numero 059-3166-065. Comunque trovate i numeri tranquillamente su Google, sono certa che sarete in grado di informarvi anche senza che io vi detti i numeri di telefono. Comunque... Ragazzi, ovviamente, se avete informazioni, fatevi sentire sempre. Però mi viene anche da dire: ma se questo corpo è stato trasportato dalla corrente, ed è rimasto lì perché c'è stata secca, quindi è stato portato lì, no? I vestiti, come hanno fatto ad essere trascinati così in parte, insieme al corpo, e non sono sparpagliati da tutta un'altra parte? Secondo te, c'è del sangue in quei vestiti? Ah, difficile dirlo così, eh? Difficile dirlo così. Adesso io già ho detto che sono morbosa, adesso mi fate fare sta... Aspetta, forse qui sì, eh. Forse qui sì. Qui mi sembra proprio di sì, raga. Vedete? Ok, non sono pazza io, vero? Vedete? Alla, alla testa della, della pancia? Grazie, Moro. Io ci vedo del sangue. Ma anche, ma anche da altre parti, eh. Sulle tinte scure è difficile, sì, però delle macchie. Potrebbe essere fanghiglia, hai ragione. Però boh, non lo so. Vabbè, questo è rosso, si fa molta fatica. Questo, ehi, anche qui, boh, potrebbe essere sangue, potrebbe essere fanghiglia, potrebbe essere di tutto. Eh, qui però, cacchio. La vedete la macchia sul marrone? Lo so che è rosso scuro l'abito, però c'è una macchia proprio sul marrone che è intorno a un buco. Vabbè, il maglione bianco diventa marrone, lo diventa con fango, tempo che rimane lì, eccetera. Eh si, sì, qui si vede bene. Qui si vede bene. Il buco sembra una coltellata. Mm. Vabbè, ce ne sono diversi di buchi su questo maglione, anche perché era il tessuto più fragile. Maglioncino, poi, perché era leggero. Però qui, cavolo, mi sembra proprio di vederla. Ok, scusate, momento morbo, uh, però è anche la questione del... Uh, cerchiamo di capire le cose, <ride> valutando i fatti e non solo il perbenismo, ecco, che a casa mia lascia il tempo che trova, lo sapete. Se volete del perbenismo, cambiate canale, ragazzi, non mi offendo, eh, non c'è problema. La taglia, sono riuscita a vederla. Non, non, non ho informazioni al riguardo. Però non mi sembra una taglia grande, mi sembra una boh, 42 M. Boh, potrebbe anche essere un buco di proiettile. C'hai ragione, effettivamente sì. No, questo non è risolto. Però, ok, questo è un caso che abbiamo il corpo, ma non abbiamo l'identità. Cosa che è successa anche al lago di Como. Adesso io qui non ho immagini a riguardo perché questa è una notizia flash. Ma anche il lago di Como ha rilasciato un corpo il lunedì 4 aprile del 2022. Praticamente, dalle acque del lago di Como è emerso questo corpo senza vita di una persona, di un uomo vestito. Vedete, le donne vengono sempre trovate nude, gli uomini vestiti. Cioè, Femministe, dovreste inalberarvi. Privo di documenti ma col cellulare in tasca. Quindi, come dire, vabbè, se non ci sono i documenti, ah c'è cioè il cellulare comunque. Ha un'identità, prima o poi si arriva. Non presenta, diciamo, segni di violenza evidenti, ma chiaramente devono ancora fare l'autopsia. Hanno scoperto chi è. Si tratta di un uomo di 32 anni, straniero, residente a Como, scomparso il 6 marzo 2022. Ragazzi! Guarda che scompaiono un botto di persone delle quali non si parla. È impressionante perché voi dite, ah ma chi l'ha visto no? Ne parlano sempre, non so. Sapete quanti casi non arrivano a chi l'ha visto? Tantissimi, tantissimi. E sapete quante persone scompaiono per sempre e non se ne hanno mai più avuto notizie? Adesso mi piacerebbe fare un decalogo. E fare una, una live in cui vi, vi ricordo tutti gli scomparsi mai ritrovati che ragazzi non è che vanno tutti a fare il fumati a Pascal in Messico cioè molto probabilmente l'80% così è eh. faccio una stima random ma mi viene da pensare che una buona percentuale ecco di queste persone facciano una bruttissima fine e se non vengono mai più ritrovate Significa che chi gli ha fatto fare una brutta fine è riuscito a cancellarne tutte le tracce. Allora, troviamo tutti questi corpi in acqua, no? Abbiamo visto che le acque ci stanno restituendo questi macabri ritrovamenti. C'è stato un intervento da parte del nostro eroe, del nostro fantastico generale Garofano, che è stato intervistato al Corriere. Io ho letto la sua intervista perché, ovviamente, quando eh, il nostro Dio Supremo parla, io leggo o ascolto sempre. E sono rimasta colpita dall'incredibile lezione che il nostro maestro ci ha dato su come liberarci di un corpo. Cioè, non volendo, in qualche modo, ha, credo, eh, non volendo, ha fatto un corso di liberazione di cadaveri. Quindi adesso io vi leggo la sua intervista perché è meravigliosa. Cioè, io ero lì proprio. Dice: Perché gli chiede il giornalista? Ma secondo lei è efficace liberarsi di un corpo all'interno dei fiumi che poi alla fine vengono fuori? Cioè ce ne sono tanti, no? Quindi vuol dire che molti assassini scelgono il fiume come modalità per occultare il cadavere. E lui dice. Sicuramente il fuoco è forse il modo più efficace per cercare di eliminare un corpo, perché c'è una terribile riduzione corporea. Diventa molto complesso individuare lesioni e risalire al DNA. Dico complesso perché dipende sempre da quanto quel corpo è stato bruciato oppure no. Quanto all'immersione, evidentemente uno ci pensa se ritiene, dopo aver studiato un po' il corso del fiume, dove ha deciso di gettare il corpo, magari anche appesantendolo, che in quelle condizioni la forza della corrente e l'appesantimento possono non fargli emergere il corpo stesso. Quindi, prima di buttare un corpo nel fiume, ragazzi, studiatevi bene le correnti. Il problema è che un corpo poi nella sua trasformazione genera dei gas, per cui i calcoli fatti si rivelano non sufficienti ad ottenere il risultato voluto. Penso, per esempio, al caso Scazzi. Se Michele Miseri, non sto neanche a dire, lo zio lo zio, zio Michele, no? che è stato lui a far ritrovare il cadavere eccetera, non avesse rivelato dove aveva nascosto Sara, Sara non sarebbe mai stata trovata. Quanti corpi non sono mai stati trovati? Che è un po' quello che vi dicevo anche io prima. <ride> Devo scrivere un libro che ho scritto, almeno le basi, raga. <ride> ecco, se uno conosce bene il territorio, ci sono migliaia di anfratti, naturali o meno, che forse sono più remunerativi che eliminare un corpo in acqua. Quindi cosa ci dice il nostro generale? Ci dice che innanzitutto il fiume non è una buona scelta a meno che non abbiate studiato benissimo le correnti e eh, insomma non, non, vi non vi assicurate che poi questo corpo non riemerga il che insomma va calcolato anche i gas che, 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 eccetera quindi l'acqua nah. il fuoco mm -hmm, è un'ottima opzione ma ancora migliore sono gli anfratti del territorio di quelli che li sapete solo voi capito? quindi Così, mi sembrava interessante questa intervista meravigliosa odorata dove aveva nascosto poi zio Michele il corpo. In una specie di pozzo, sì, artificiale, anche bello profondo, eh, ampio, diciamo, ma che non era dichiarato al catasto. Quindi, se non era lui a dirci dove era quel pozzo, nessuno l'avrebbe mai trovata Sara. Pozzo internato, sì. Ancora migliore l'acido. Così, non ha parlato di acido il nostro garofano. Forse non, non è, non lo so. Non era nelle sue corde in quel momento. Non lo so. Comunque, c'è una storia incredibile che non vede morti, ma è un true crime assurdo. La vedete questa faccina raccomandabile qui? Ecco, questo uomo che sicuramente salutava sempre <ride> si chiama Massimo Riella. Che secondo me non salutava sempre, però. Così è eh, a sentimento. E non è un cucciolino lui. Cioè, io lo vedi in faccia e dici ma dai, quello è proprio. Mi, mi dà fiducia. Massimo, Riella ha 48 anni e si trovava nel carcere di Como con l'accusa di aver commesso una rapina. Uh, aggravata da aggressione ai danni di una coppia di anziani novantenni di Brienzio. Quindi lui sarebbe entrato in casa loro, li avrebbe aggrediti, fatto loro del male, legati, picchiati, eccetera, per poi rubare ciò che avevano in casa. Comunque. Lui, ovviamente, si è sempre professato innocente e eh, a suo favore la difesa ha sempre presentato come prova il fatto che l'aggressore indossasse un passamontagna, quindi non possiamo essere sicuri che fosse effettivamente lui, ma c'è la prova regina del DNA, perché sul coltello utilizzato per eseguire la rapina che lui ha fatto anche a mano armata di coltello Risultano esserci sul manico le tracce del DNA di Massimo. Quindi, insomma, non andiamo molto lontano da qui. Però il padre. Adesso, perché? Stiamo parlando di questo, dove lo capirete. Però il padre ha sempre pensato che in realtà il figlio Massimo sia stato vittima di un depistatore, di, un, di uno che lo ha incastrato. Cioè, praticamente lui dice: Senta, quel tizio lì che secondo lui è il vero rapinatore, dormì da Massimo quella notte, a casa sua, la notte precedente. E così ebbe l'occasione per incastrarlo, adoperando una lama sulle quali, sulla quale c'erano le impronte di mio figlio. Non è che ci vuole un genio qua per capire che in realtà l'ha incastrato il suo amico. Ecco, questa è l'ipotesi del padre. Però, che cosa? Perché stiamo parlando di lui che era già in carcere? Bello che... Eh, non per la mala giustizia. Non perché probabilmente l'amico lo ha incastrato, ma perché il 12 marzo lui è evaso. È riuscito a fuggire. E ha usato un metodo veramente da Orange Is The New Black. Perché praticamente la mamma di Massimo è morta. Quindi lui ha il diritto, ha no, il permesso di andare a fare visita alla tomba della madre presso il cimitero. E infatti è stato portato lì dal furgone della polizia penitenziaria che ovviamente lo scorta in queste sue visite al cimitero. Ma appena lui è uscito dal furgone, come un ninja, ha aggredito i poliziotti che insomma, lo, lo stavano accompagnando ed è fuggito nei boschi correndo. Lo hanno proprio visto correre con la sua tutina da carcerato, no? Corso in mezzo alla foresta, se l'è data. Esatto, Albe, se l'è data, scomparso. Dal 12 marzo, nessuno sa dove sia Massimo. Evaso, latitante, cioè. Ha che... ah, mollato due gnocchi, due crocchi in faccia, sti due, e poi è partito al... di corsa così. Il padre, però, sembra sapere qualcosa, perché hai. È il figlio illegittimo di Rambo, esatto. Perché ai ah, giornalisti dirà, la gente, questo è suo babbo, la gente se lo passa di casa in casa, il mio massimo non vaga nei boschi cacciando a mani nude, capito lui, è un signorino, altro che a cacciare, ma non è mica Igor, eh, il nostro Igor, lo tengono una notte a testa, quindi riparte, semplice, tira avanti una vita da schifo. No, poi qui dice, cioè, si frega malissimo, dice... Non fa altro che ripeterlo, preferirebbe la galera. Allora, lo, allora tu ci sei in contatto, allora dici dove sta, scusa eh, cioè nel senso, il padre veramente, vabbè. E poi dici, no bo, poverino, lui preferisce la galera, questa vita di merda, allora perché evaso? Perché non è colpevole, cioè lui questo è il suo sciopero della fame sostanzialmente. Cioè lui continua a, a professarsi innocente, Dice di essere vittima della mala giustizia E quindi è evaso Perché lui merita di essere libero Anche se stava meglio in galera Pagata su fa la vita di merda Ma è il suo modo di Fuck the system, capito? Lui lotta Lui lotta Il Bobbo sa tutto Sì, tra l'altro ci dice anche Che lui, poverino, dice Che preferirebbe la galera Allora ci parli Allora sai dov'è ehm, Sei un po' complice ti, Tipo Però continua e dice se dovesse tornare, siamo già d'accordo che ce lo porto io dai carabinieri. Prima però, bisogna arrestare il vero colpevole. Perché il mio Massimo è mezzo matto, mi ha fatto disperare. Però non è il tipo da picchiare gli anziani. I bambini, sì. Gli animali, gli anziani, però. No, dai, scherzo. Lui è fuggito per dimostrare la propria innocenza <ride> Così la dimostri proprio, no? Cioè, Bossetti, il carcere da vent'anni Aspettare, no, tutte le udienze le No, lui, lui no, è cioè, innocente Io me ne vado perché sono innocente Ciao, non merito di stare qui, no? Il padre fomenta la minaccia Dice Anche se ho il terrore Che voglia farsi giustizia da solo Casomai lo accoppa eh, non mi ricordo il nome di quello lì, un amico di Massimo che traffica con la droga. Allora, dimostrare la tua innocenza, fugge, invadendo da un carcere e poi andando a uccidere quello che per te è il vero colpevole, sicuramente fa di te un innocente. Massimo, eh, ti prego, ti prego, rin rinzavisci e torna tra noi perché massimo non è una buona eh, opzione quella che stai facendo, però se nel frattempo raccogli delle prove valide e ti ripresenti in carcere con le prove valide, forse forse diventi l'eroe, forse. Allora, adesso sono qui per aggiornarvi un attimino su quella cosa che avete visto tutti, mi avete segnalato tutti, ma in realtà non è che ci sia molto altro da dire, ma possiamo dirla. Parliamo ovviamente di eh, Bossetti, del DNA di Ignoto1, a cui hanno attribuito ovviamente il DNA di Bossetti. Sapete ovviamente tutti i casini che sono stati fatti con questo DNA. Non sto a ripetervi tutto, ma sappiate che ci sono sul mio canale YouTube video molto approfonditi a riguardo, tra cui anche un'intervista all'avvocato all di Bossetti che eh, ci aggiornava appunto sulle varie ingiustizie subite. Comunque... Qui il punto centrale è questo. Che fine hanno fatto i reperti del caso Yara Gambirasio? Come sono stati conservati questi reperti? Ma soprattutto, il DNA di Ignoto 1 è stato conservato adeguatamente? O. Le modalità di conservazione sbagliate o appositamente sbagliate ne hanno compromesso l'esistenza al punto che oggi non esiste più questo DNA? Perché, come ben sapete, la difesa di Bossetti ha chiesto di riesaminare le prove più e più e più volte e il tribunale gli ha sempre detto: ah, No, non puoi riesaminare le prove. Quindi chiaramente il dubbio sorge spontaneo. Ma queste prove non me le vuoi far riesaminare perché sei stronzo o perché non esistono? E quindi esiste, diciamo, l'ipotesi che in realtà queste prove non gliele abbiano mai concesse proprio per nascondere il fatto che sono andate distrutte. Quindi pare effettivamente che questo DNA di Ignoto 1, ovvero la grande prova regina, non che quasi l'unica. Che ha portato in carcere Bossetti non esista più. Comunque la novità è che ci sono due persone iscritte sul registro degli indagati nella Procura di Venezia. Questo non vuol dire che loro sono colpevoli, questo vuol dire che sono indagate per vedere se effettivamente hanno manomesso volontariamente questi reperti. Chi sono le due persone indagate attualmente? Il magistrato, nonché presidente della prima sezione penale del Tribunale di Bergamo, tale Giovanni Petillo, no, non parliamo di te, e la funzionaria responsabile dell'ufficio corpi di reato, Laura Epis. Per entrambi l'ipotesi di uh, reato è frode penale e depistaggio, ovvero hanno... Ah, Fatto sparire le prove appositamente. Eh, guarda Fenix, io sono molto di queste idee anch'io. Ora, per quanto la notizia sia clamorosa, abbia eh, suscitato tantissimo entusiasmo, ho visto i vostri messaggi di gioia incredibile per quello che è appena successo, per questa notizia. Volevo eh, deludervi, volevo deludervi tantissimo. Cioè, innanzitutto, questo è un atto dovuto, cioè, questa indagine. Andava fatta, in un modo o nell'altro l'avrebbero fatta comunque. Questo non significa che loro siano colpevoli o siano stati, eh, come dire, giudicati colpevoli. Sono indagati. Tanto che, da indiscrezioni, pare che sia stata avanzata già una richiesta di archiviazione. Pare che dalle indagini condotte fino a questo momento non emerga nessuna prova a carico di questi due di un comportamento doloso, ovvero volontario. Raga, cosa vi aspettavate? Cosa vi aspettavate? Questa cosa qui la dovevano fare perché la dovevano fare, no? In qualche modo. Poi lo sapete che se non voglio non farmene fuori la verità, non viene fuori. Quindi ragazzi, non, ehm, cioè, ovviamente la speranza è l'ultima a morire, ma qui mi sa che morirà presto anche la speranza perché era da dire. Era da dire che non, eh, non avrebbero mai davvero incolpato colleghi e cose varie. Chi giudica i magistrati? Eh. E eh. eh, lo so che vi sale l'incasso, raga. Lo so che vi sale all'incazzo. Io, sinceramente, quando ho letto la notizia non mi sono più di tanto emozionata proprio perché me l'aspettavo. Sta cosa. Certo, è un buon segno, nel senso che dici, va, almeno mettono in discussione. Si mettono in discussione. Ma se poi lo fanno solo per darci il contentino e sembrare che non ci prendano per il culo. Insomma, questo caso l'ho seguito solo in tv. <ride> Grazie. Ma lo ricordavo che avevano trovato una prova che lo incastrava, è quello del DNA. Hanno trovato del DNA uh, sugli slip. In particolare adesso, ragazzi, se tra l'altro vi guardatevi il video, però, giusto così per uh, rifresciare la nostra memoria, um, Yara aveva i leggings e aveva gli slip sotto. Praticamente questi slip sono stati tagliati sul lato e un brandello di questi slip è stato esposto fuori dal leggings e su quel brandello c'era il DNA di Bossetti ma recuperatevi il video perché è veramente lì andiamo nei dettagli e avete, ehm, insomma, diciamo, così avete una visione più completa e questa è la brutta, bella, neutra base notizia rispetto agli aggiornamenti sul caso dove possono aver preso il suo DNA per metterlo lì? A Mirta ci sono tante opzioni, cioè può anche essere, per esempio, come sosteneva anche Paolo Amaro, che lui eh, magari facesse frequentazioni in quel posto con preservativi, lasciato un preservativo lì, qualcuno ha preso un preservativo random di quelli che ha trovato lì per la stagia, che è una zona dove eh, insomma c'era abbastanza prostituzione, hanno preso un preservativo random e l'hanno messo lì tanto per incastrare qualcuno. Può essere un'idea. Può essere anche che lo abbiano voluto incastrare apposta... Cioè, non è detto che lui sia il capo spiatorio nella mente dell'assassino, da chi voleva coprire, coprire l'assassino, perché lui è lui ed era perfetto lui. Magari hanno scelto uno random e... e quello random è capitato lui. Se avesse davvero avuto un alibi di ferro... Eh, cavoli, l'alibi di ferro era difficile anche ricostruirlo in quel... dopo così tanti anni, tra l'altro. Comunque no. Cioè, avere un alibi di ferro è una gran botta di culo. Cioè, io, per esempio, non avrei mai un alibi di ferro, visto che passo la mia esistenza chiusa in casa. Da sempre. Cioè, io sono l'anti-alibi proprio. Comunque, passiamo alla prossima notizia. L'avevo detto, è abbastanza flash. Questa è abbastanza flash. Avete sentito dell'omicidio a Guidonia? È un. È un giallo, è un giallo perché c'è una cosa che non torna, il giallo delle chiavi. Ormai lo hanno chiamato così, eh, lo chiamano tutti il giallo delle chiavi e quindi adesso vi presento questo super nonnino. Il tutto si consuma al sesto piano di un palazzo in via Monterosa, a Colle Verde di Guidonia. Siamo a Roma, siamo nel romano. È mercoledì 6 aprile 2022, cioè ieri. E eh, la vittima, questo signore che vedete qui, si chiama Luigi Panzieri. Era un agricoltore in pensione a 86 anni. E siccome insomma, aveva una certa età, veniva eh, assistito da una badante che eh, insomma frequentava la sua casa. Alle 8 di mattina, di ieri mattina, la badante esce. Esce di casa per fare la spesa, qualche commissione, sta fuori tre ore, rientra alle 11. Quando rientra suona il campanello, ma non risponde nessuno, telefona e lui non risponde perché trova la porta chiusa. Lei solitamente non aveva le chiavi, di solito suonava, lui gli apriva la porta, comunque non apre nessuno, quindi lei, disperata, chiama la figlia di Luigi. Che aveva invece le chiavi di casa del padre. Quindi arriva la figlia, apre con le sue chiavi e quello che si trovano davanti è uno spettacolo veramente inquietante: perché troveranno Luigi steso per terra con sette tagli profondissimi all'addome, quindi inferti da un coltello con una lama lunga che non è stato ritrovato. I ragazzi da queste ferite erano talmente profonde che fuori uscivano le viscere. Quindi è stato proprio um, squarciato. Cioè, è stato una cosa terrificante. Ma immaginate trovare una. Veramente, veramente, veramente. Violentissimo, esatto. Povero nonnino. Infatti, sì, proprio adesso so, so che è brutto da dire. Però, Matmal c'ha ragione. Sbudellato, esattamente. Proprio co co come, non so, in guerra nel Medioevo, una cosa orribile. Sul corpo sono state rinvenute, tra l'altro, altre ferite d'arma da taglio, ma non mortali. Questo fa pensare che ci sia stata magari una colluttazione tra lui e l'assassino o che magari sia stato torturato prima di arrivare alla furia estrema. Non lo so, qua, che per, esatto, quella Floridian c'hai ragione, per arrivare a dare sette coltellate così profonde, da arrivare a proprio a, a, a sviscerarlo, deve esserci una rabbia incredibile. Comunque in casa non paiono esserci dei segni di colluttazione, a parte appunto questi segni sul corpo di altre coltellate meno profonde, però eh, mancano all'appello 600 euro. Ora la sospettata numero uno pare essere la badante stessa, che è quella che appunto è l'ultima a vederlo vivo, è quella che era in casa con lui prima che succedesse. E poi c'è un altro grande giallo, cioè come mai la porta era chiusa a chiave e le chiavi erano dentro la casa? Perché esistono solo due mazzi di chiavi di questa casa, almeno da quello che sanno. Quello che apparteneva a Luigi, le chiavi di casa sua, e l'altro mazzo che ce l'aveva la figlia sto casino per 600 euro la cosa mi puzza? Eh, abbastanza, cioè non, non sbudelli uno per 600 euro effettivamente. E poi cosa fai? Sei un ladro, rubi solo i 600 euro contanti che aveva lì come pensioncina, no? E non cerchi nessun altro prezioso? Cioè la casa non era sotto sopra, non c'erano i cassetti di velti o le cose fuori così. Ecco come vedete nella casa c'è il ponteggio, ma... Sappiate che il ponteggio non copriva l'appartamento al sesto piano perché adesso voi vedete i primi piani. Ma lui era su su ed era un altro appartamento. Non c'erano posteggi. I ponteggi, scusatemi, fuori dal suo balcone. Quindi l'ipotesi che qualcuno si sia calato eh, dal sesto piano, tra l'altro, sarebbe stato visto da tutti fare una cosa del genere, è improbabile. Deve essere qualcuno. Che ha le chiavi, sicuramente, le chiavi si copiano esatto, esatto. Quindi può essere che qualcuno abbia avuto l'opportunità di copiare queste chiavi e abbia eh, potuto chiudere la porta dietro di sé. Ora, il dubbio, ovviamente, ricade per lo più sulla Badante perché sembra essere l'unica insomma, a poter aver avuto la possibilità di fare un duplicato delle chiavi o ottenere un duplicato delle chiavi aver combinato il macello e poi essere uscita ma se tu accoltelli una persona eh, non, cioè, non so come dire è difficile che te la cavi in qualche ora sei in un mare di sangue almeno si dovrebbe essere lavata pare che non ci siano segni di lavaggio insomma lì in casa magari un complice della badante ecco questo può essere questo può essere Purtroppo uccidono anche per me, ma il fatto delle chiavi è molto inquietante. Sì, non si capisce. C'è questo giallo delle chiavi: cioè qualcuno deve aver avuto le chiavi senza che lui né la figlia lo sapesse. Ma c'è qualcuno che ha visto qualcosa, ovvero il portiere del palazzo dice di aver visto entrare un giovane con gli stivali e il giubbotto mimetico. E adesso viene ricercato dalla polizia questo riscontro anche attraverso le immagini della videosorveglianza per riuscire a capire se effettivamente questo ragazzo c'era e chi è. E ma sapete raga, questo qui potrebbe anche essere stato lì nel posto sbagliato al momento sbagliato e non c'entra assolutamente niente, quindi intanto si cerca questo tipo qui ma potrebbe effettivamente non essere lui l'assassino. Conoscente la bedante ovvio, dici... Può essere, sì, difficile che possa essere la badante stessa. Comunque la badante la stanno inter interrogando a man bassa. Per la badante è il lavoro perso. Se ragioniamo in termini economici, 600 euro manco tre settimane di stipendio. Esatto! Cioè non ha senso che lo abbia ucciso la badante per prendere i 600 euro, a meno che non abbia, ehm, come dire, quei 600 euro non siano stati tolti per depistare, cioè per far sembrare che sia stata una rapina quando in realtà è stato un omicidio per moventi diversi che non, 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 non sono i soldi anche la figlia per motivi di eredità e i soldi sono per coprire il, mero, il vero movente ecco che i soldi siano stati tolti per coprire il vero movente mi sembra molto credibile che sia stata la figlia boh dubito sinceramente mi sembra molto strano Forse credeva che ci fosse di più in casa è eh, Cyrus. L'ho pensato anch'io, ma se credeva che ci fosse di più in casa, avrebbe divelto i comodini, avrebbe, cioè, i cassetti, avrebbe aperto tutto, avrebbe cercato questo ipotetico ladro. Cosa fa? Toglie solo i contanti che trova lì come soldi già pronti? Neanche la fatica di rivendere due gioielli? Cioè, che ti pesa il culo? No. Ma no, perché ucciderlo? Ecco, la modalità così violenta. Non mi sembra la modalità di un, di un rapinatore o di un ladro. Cioè, sette coltellate più tutte quelle che aveva addosso non mortali, ma sette coltellate mortali che ti sviscerano sono opera di una persona che ha un movente psicologico contro di te. Cioè, non mi sa da uno... Esatto, c'è rabbia, c'è vendetta, c'è cattiveria, c'è... C'è una passionalità, tra l'altro, nell'utilizzo dell'arma bianca e andare così a. Cioè, poi mi viene anche da dire: come ha fatto questo a uscire senza lavarsi e senza avere. Eh, come dire, senza farsi vedere completamente ricoperto di sangue? Avrebbe potuto farlo rapinare da un amico e poi la badante fare la scenetta, ma non ucciderlo lei. Sì. Questa forse è l'ipotesi più sensata che mi state. Mettendo davanti, che io non avevo pensato, eh, quindi siete, è tutta farina del vostro sacco e questo è meraviglioso avervi come community perché siete un sacco di fan. Comunque, sì, potrebbe essere che eh, magari qualcuno ha anche minacciato la badante perché gli facesse avere le chiavi o che lo aiutasse a fare questa questo omicidio, ma in qualche modo, secondo me, non lo ha fatto per un interesse di questi 100 euro lì, ma lo ha fatto per un, un, un interesse più... Personale, ecco. Sette coltellate non sono tante, ma sono estremamente profonde. Qui c'era la volontà di fargli del male quanto più possibile. Una vendetta gustata un colpo alla volta fino in fondo. Sì. Guarda che comunque sette coltellate così profonde. Con anche il. cioè, non è una coltellata così. È una coltellata così. E. Messe 100 euro sono in scenario dell'omicidio come dovuto a furto. Anche secondo me, che lavoro faceva? Faceva l'agricoltore, cioè non, non, non sembrava avere così dei nemici sul lavoro. Poi era in pensione, 86 anni ragazzi, cioè difficile, veramente difficile. Ah, c'è un'altra testimonianza: ovvero una vicina di casa ha riferito di aver sentito una violenta lite durante la mattinata. Tra lui e una seconda persona e la voce di questa seconda persona era evidentemente di donna. E quindi, qua, tutti ovviamente a puntare sulla Badante, ma poteva anche essere un'altra donna, un'amante gelosa della Badante, può anche essere un'amante gelosa della Badante, eh? può anche essere... che la Badante se non sbagliava aveva 46 anni, quindi comunque abbastanza giovane. Secondo me chi l'ha ucciso si è approfittato del fatto che la vittima avesse una badante. Sono spariti fatalità a 600 euro. Questa persona ha truccato l'anziana coltellata e sicuramente è stato beneditato, Tutto c'era anche dell'odio profondo. La figlia di chi sospetta? La figlia non, non, non si è espressa ancora. oh è successo ieri, eh, quindi è una cosa freschissima. Magari lui molestava la badante e una certa lei non ce l'ha fatta più. E magari lei aveva un fidanzato, ci cioè può anche essere così, no? Che lui molestava la badante, magari, cioè molestava come può fare un signore anziano che non è, eh, come dire, padrone delle sue azioni, no? Ha deciso di... di ucciderlo. Sì, gli anziani possono essere effettivamente... Eh, schifosi, però allora, ragazzi, non è che sono sempre stati delle bestie, è che eh, l'età anziana ti fa regredire. Hai dei eh, cioè ti, ti si consumano completamente. Le sinapsi, vai in arterio e non sei padrone di te stesso. Quindi abbiate pietà. E <ride> se avesse aperto lui, ecco ecco qualcuno. Infatti, sostiene che potrebbe aver aperto lui la porta. A qualcuno di cui si fida, ma qui il problema sono le chiavi, cioè, se anche ha aperto lui a qualcuno di cui lui si fida, come ha fatto questo qui a chiudere la porta a chiave andandosene, ma lasciando le chiavi all'interno della casa? Cioè, è questo che non torna e è escluso che possa essere uscito dalla finestra, o cioè, comunque chiudendo la porta all'interno, quindi uscendo dalla finestra, perché era al sesto piano di una palazzina, vi assicuro che per come è fatta la palazzina. Ti vedono se scendi dal sesto piano dal balcone, no? Comunque, ragazzi, vi tengo informati, ovviamente è successo ieri. Oggi è scoppiata la notizia, il giallo delle chiavi e tutto il resto. E immagino che scopriranno che cosa è successo. Non mi sembra il caso insolubile del secolo, anche perché se fai un omicidio di questo tipo lasci un botto di DNA in giro e credo che lo risolveranno in breve tempo. Io ovviamente vi tengo informati a riguardo, anche perché oggi apriamo un sacco di casi nuovi su cui ci sono tanti punti interrogativi e che continueremo ovviamente a seguire. Bene, è successa una cosa stranissima in un cimitero. Questa è una notizia, cioè, proprio occhio bocca occhio, che ci. tutto a posto, regà? Allora... Siamo a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, e un signore di 64 anni si è recato al cimitero di Concorezzo per suicidarsi perché, insomma, lui aveva subito da poco il divorzio e la perdita eh, del lavoro. Lui era titolare di una panetteria. Osteria nel cimitero, è successo un fatto nero. Sì, sì. E dici, guarda. Sono già qui, mi suicido qui, così fa un po' che fatica Dopo mi mettono lì, non ho bisogno di fare tanta strada Risparmio del tempo a chi di dovere E quindi decide di andare al cimitero con un cortelazzo lungo Un coltello lungo 11 cm E dice guarda basta, ho perso la mia donna, ho perso il mio lavoro Sono in crisi economica, non ho più un soldo bucato. Quindi vado al cimitero e mi tolgo la vita. E fin qui, da posto, insomma, sembra che vada tutto bene, no? Poi però cambia idea perché vede un anziano di 81 anni che si sta allontanando dal cimitero dopo aver fatto visita alla tomba di sua moglie, poverina lui, vedovo, e stava per inforcare la bicicletta per andarsene via. Tra l'altro, siamo proprio davanti al cimitero, nel vialetto davanti. E questo qui con il coltello con cui voleva uccidersi si avvicina all'ottantunenne e gli chiede: Che ore sono? La classica scusa per attaccare il bottone. Quindi l'ottantunenne guarda l'orologio, nel tempo che fa così, questo tira fuori il coltellaccio e gli dà quattro coltellate, tre alla schiena e una al fianco con cui gli trapassa il rene. E addirittura lui va avanti ad accoltellare questo signor anziano al punto che la lama si spezza. Infatti eh, diranno proprio che avrebbe continuato, ma la lama del coltello si è spezzata, quindi si è fermato. Da suicida a omicida, un raptus così, random. E... Dopodiché, insomma, lui rimane con il coltello spezzato, quindi a quel punto si mette a correre. Va alla caserma dei carabinieri e eh, dice tutto: racconta: dice: Beh, io sono andato al cimitero, volevo suicidarmi, però ho visto uno, ho cambiato idea, ma è stato lui. Ah, i carabinieri corrono immediatamente al cimitero. Fortunatamente trovano questo signore miracolo ancora in vita. Rantolante, ma in vita. Quindi lo riescono a salvare. Arrivano i soccorsi, lo portano in ospedale, fortunatamente il signore non è più in pericolo di vita oggi, non è più in pericolo di vita, pare riuscire a sopravvivere. Quindi Rambo, veramente, incredesto nonnino, cioè, forte, forte alla grande. Qual è il movente? Gli chiedono, ma qual è il movente? Eh, io sono depresso. Ok, ragà. Eh, state attenti quando siete depressi, mi raccomando. Comunque, lui ha detto che era depresso, voleva suicidarsi, però ha cambiato idea. No, quando era lì ha cambiato idea. Non sa bene cosa gli è successo nella testa. Non c'era nessun tipo di collegamento tra eh, la, 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 il, tenta il, il tentatore omicida e la vittima. Non si erano mai visti, non si conoscevano, non c'era nessun collegamento. E lui ha detto che ha scelto a caso, completamente a caso. Quindi come poteva esserci quel signore di 81 anni, potevate esserci voi. Cioè, nel senso, poteva essere chiunque. E questa cosa ha fatto veramente specie il fatto che lui abbia scelto completamente random la vittima. Eh, allora, parliamo un attimo di questo signore di cui non c'è il nome, quindi eh, questo tentatore omicida. Il tentatore omicida ha un nipote che ha parlato alle telecamere e ha detto che lo zio era, da un anno innanzitutto che non si parlavano, non si vedevano e che era completamente fuori di testa, cioè stava malissimo, si vedeva che non era lucido in quello che faceva e lo hanno cercato di aiutare più e più volte. E una frase mi ha colpito in particolare perché sto ragazzino diceva, guarda, mi scuso a nome di tutta la famiglia, però noi non, non abbiamo saputo aiutarlo. E perché a un certo punto ha detto, noi le abbiamo provate tutte. Ma come fai ad aiutare uno che non vuole essere aiutato? E lì, come dire, mi ha colpita moltissimo questa cosa perché, cavoli, è vero, come fai ad aiutare uno che non vuole essere aiutato? Cioè, lui stava malissimo, era arrabbiato, era depresso, era fuori di senno, ma d'altra parte... Se non fanno delle cose estremamente pericolose, come tentare il suicidio o tentare di uccidere qualcuno, non gli puoi fare il TSO. Quindi non puoi obbligarlo ad essere aiutato. Ma la depressione non funziona così. Comunque viene da pensare che si è sentito uno schifo arrabbiato con se stesso per non essere riuscito a togliersi la vita, quindi frustrato per il suo ennesimo fallimento, ha scaricato la rabbia sul primo che passava. Esattamente, Edo. Questa è la ricostruzione che hanno fatto. Che ha fatto anche il jeep. Cioè, nel senso che hanno proprio pensato che lui, eh, non riuscendo a suicidarsi, gli è venuta la rabbia. Dice: Cazzo, non so fare proprio più un cazzo nella vita, non so neanche suicidarmi. Quindi se l'ha presa col primo che ha trovato. Bravo, Edo. Complimenti. Non aveva più un soldo. In galera si dorme e mangia gratis. Lui ha pensato che, se proprio doveva far male a qualcuno, a questo punto, uccidere un, un vecchio, un vedovo, così da farlo ricongiungere alla moglie. Ecco, è vero anche che questo signore dormiva in macchina. Quindi era davvero in condizioni economiche estreme. Se ha problemi economici gli è convenuto molto perché finendo in galera vivi tranquillamente. Eh lo so, raga, ma altrimenti tutti i senza tetto vorrebbero andare in galera. E perché non vogliono andare in galera i senza tetto? Perché la libertà tante volte vale molto più del cibo. La libertà per noi esseri umani, essere privati della libertà. Cioè, come dire, finché sei libero c'è una speranza di arrivare almeno a fine giornata, quando sei in galera hai la speranza di quando uscirai. Quindi, difficile che la gente sia felice di stare in galera. Eh, poi c'è anche chi ci sta bene, si integra bene, sta meglio lì che fuori. Esiste, esiste, però è un caso più raro, che, cioè più unico che raro. Comunque pensandoci a tutti questi cadaveri che stanno trovando mi fa venire mi fa pensare che in questi anni durante il lockdown per qualcuno è stato più semplice agire indisturbati uh, a voglia, ma poi soprattutto durante il lockdown si sono slatentizzati un sacco di problemi mentali. Cioè, eh, se tu avevi di base un problema mentale che però ci convivevi bene o magari ancora non si era manifestato, il lockdown è stato un trigger incredibile. Ma per fare una cosa del genere devi proprio stare male. Con che coraggio attacchi una persona in un cimitero che prega per un suo caro? Pensa a sto povero signore, con che coraggio torna al cimitero? Ma tra l'altro hanno anche intervistato delle altre signore lì del paese, in generale persone che frequentano il cimitero, che adesso hanno il terrore di andare al cimitero. Allora, volevo dire una cosa a questo signore. Ehm... Il matto è uno, cioè non è che il cimitero rende possibile queste cose, è la mente malata di questa persona che è stata fermata e adesso in carcere. Quindi al cimitero lì non succede più niente, cioè non è che adesso tutti i, 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 i depressi e arrabbiati che vogliono suicidarsi poi cambiano idea vanno lì in quel cimitero. Non è il cimitero il, il, il rischio. Però, insomma, sappiamo che poi le sciure, eh, le sciure. <ride> il terrore di andare ovunque, non solo al cimitero. Esatto, cioè, devi avere il terrore delle persone squilibrate che non vengono seguite adeguatamente e non si rendono conto di aver bisogno di aiuto. Quello fa paura, non il cimitero. Comunque. È successa una cosa terrificante anche a Favara, o Favara, non capirò mai l'accento tonico dove va a finire, comunque, siamo in provincia di Agrigento. Dove eh, mercoledì 6 aprile ieri 2022 in serata è stato fatto un macabro ritrovamento, ovvero Antonia Volpe, questa signora che vedete qua di 83 anni e suo figlio Angelo Maria, un operatore scolastico di 52 anni sono stati trovati morti all'interno dell'appartamento della madre, tra l'altro ritrovati dal figlio minore, quindi dal fratello. Inizialmente, avendo trovato il corpo di Antonia eh, steso sul divano della cucina e con un sacco di coperte addosso, non si capiva che eh, anche lei, insomma, presentava un foro d'entrata e uno d'uscita di un proiettile, quindi all'addome. E quindi è stata uccisa da un colpo di pistola. Ma inizialmente gli inquirenti hanno pensato che, siccome il figlio, Angelo Maria aveva un colpo di pistola: insomma, è stato freddato da un colpo di pistola, ehm, inizialmente hanno pensato: a ah, la signora ha avuto un infarto, ha avuto un malore, eh, rientrando in casa trovando il figlio suicida. Poi, quando si sono resi conto che invece anche lei è morta per un colpo di pistola, si sono resi conto che quello che è successo con ogni probabilità. È che il figlio abbia tolto la vita alla madre e poi si sia ucciso lui. Quindi siamo davanti a un omicidio suicidio. Con la quarantena, la gente ha sbroccato, ma aggiungici anche la situazione dell'ultimo mese e mezzo. Tutti stanno pagando le conseguenze di questi due anni. Chi più, chi meno, chi per un motivo, chi per l'altro, abbiamo bene o male sbroccato tutti. Ovviamente hanno trovato la pistola in casa, anche perché se fai un omicidio suicidio poi è difficile che vai a nasconderla. Si tratta di un revolver 357 Magnum, quindi anche una roba potente, con la matricola Abrasa. Quindi era un'arma detenuta illegalmente, che tra l'altro lui, che lo possedeva lui il figlio, lui aveva anche un'altra arma che precedentemente apparteneva a suo padre, quindi insomma era uno avvezzo alle armi. Ora, una delle ipotesi è stata che lui abbia ucciso la madre, poi si sia tolto la vita un pistolone, esatto, perché essendo lui il badante di sua madre, perché la assisteva quotidianamente, si prendeva cura di lei quotidianamente, quindi lui era in qualche modo... Fondamentale per lei, magari Ana certa si sia in qualche modo stancato o abbia sbroccato per dei comportamenti della signora, magari dovuti ovviamente all'età, e abbia in qualche modo perso la brocca e l'abbia uccisa. Però dai primi riscontri pare che la signora non avesse dei grossi problemi di salute o degli scompensi a livello mentale. Pare che fosse semplicemente acciaccata da, come dire, dolorini dovuti all'età e eh, alla vecchiaia, ma non, non avesse dei comportamenti assurdi. Quindi rimane un grande giallo il movente. Il figlio non si sa ancora molto. Sappiamo poco di questo caso, sappiamo poco. Quindi quello che vi dico è: sicuramente si tratta di un suicidio-omicidio. Bisogna capire, anzi, omicidio, poi suicidio, sennò no diventa più difficile. Bisogna capire perché. E... e se effettivamente si tratta di un uh, omicidio-suicidio, non siano stati uccisi entrambi e poi simulato l'omicidio-suicidio. Perché può anche essere questo. Ovviamente non si esclude niente fino a che non uh, ne abbiamo certezza. Poi, e se fosse stato l'altro figlio per prendersi tutto, beh, può anche essere. Che però abbia ovviamente sistemato il tutto per far sembrare uh, un omicidio-suicidio. Sì, sì, cioè, ovviamente. Sono come dire ipotesi un po' più strambe, però aspettiamo. Ok, in ultima, notizia, ma non meno importante, delle altre, anzi, molto inquietante. Purtroppo io non ho la foto della seconda vittima, soltanto di uno dei due, perché non lo so per quale motivo non ho messo la foto di lei. Ma eh, succede martedì 5 aprile 2022, quindi anche qui, ieri l'altro. A Castrovillari, provincia di Cosenza, E siamo incontrata Giammellona mello, in una strada molto isolata, interpoderal La chiamano così, infine, immagino tra un podere e quell'altro. Le vittime di questo caso si chiamano Maurizio Scorza, che quello che vedete qua nella foto di 57 anni, e sua moglie Hanin Handley spero di averlo pronunciato bene ma probabilmente no, lei è una ragazza di origini tunisine di 38 anni e vengono ritrovati entrambi senza vita all'interno della loro auto. Non ci sono testimoni, nessuno ha visto niente anche perché la zona è parecchio parecchio isolata. A Cosenza siamo a Castrovillari e il corpo della donna è stato ritrovato rannicchiato al posto del passeggero, crivellato da ben. Visto che l'ho detto bene adesso, crivellato. da ben sette colpi di pistola. Mentre il corpo dell'uomo, pensate, è stato ritrovato nel portabagagli della macchina, che era una Mercedes GLK. E insieme al suo corpo è stato trovato anche quello di un capretto ammazzato. Un capretto insieme a lui, una cosa bruttissima. Tra l'altro sappiamo che l'uomo aveva già in passato subito un attentato, un tentativo di omicidio, che però aveva sventato, insomma, nel 2013. Ok, um, tra l'altro una cosa tristissima è che la donna è stata uccisa mentre era al telefono, stava chiamando. Una, eh, una parente di lui molto probabilmente o per chiedere aiuto, o semplicemente non ha il telefono, ma l'ultima cosa che ha sentito dall'altra parte eh, la, la donna che era al telefono con lei è stato un urlo e poi l'improvvisa chiusura della telefonata. Comunque i corpi sono stati trovati da insomma, poche ore dopo l'esecuzione. Che possiamo chiamare proprio un'esecuzione. Ok, perfetto, tutti quanti siete arrivati alla eh, conclusione che si tratti di un omicidio di stampo mafioso. Infatti anche gli inquirenti sono concentrati sulla pista dell'andrangheta. Tra l'altro, come dire, non ci sono mm, i bossoli. Quindi, cioè, è stato più furbo del mostro di Firenze. E si pensa che eh, si tratti di più di un killer che sia stato, insomma, gestito da almeno due persone. Ecco, il capretto ha fatto pensare ovviamente a un segnale dell'andrangheta. E per una volta mi sono, ehm, come dire, positivamente stupita del fatto che nessuno abbia tirato fuori la pista satanica. Wow, il satanic panic è passato di moda, incredibile. No, vabbè. Ovviamente sto scherzando, sicuramente perché questa è una modalità classica e la zona, insomma, fa pensare a questo lavoro pulito. Sì, ragazzi. Il lavoro è stato fatto pulito. Eh, lui non so bene dove lavorasse, eh, non so bene lui in che modo fosse, come dire, che collegamenti potesse avere con l'andrangheta, non, non ne ho idea. Ma non è stato trovato molto sangue, non sono state trovate delle tracce evidenti. Adesso, ovviamente, faranno le, gli esami della scientifica e tutto. Non ci sono bossoli. E un altro dettaglio particolarmente inquietante: lui è stato freddato con un solo colpo di pistola in bocca. Brutto, 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 brutto. Perché il capretto fa pensare alla mafia? Probabilmente perché è una modalità loro lasciare capretti sgozzati come segnali. E ci sono 666 utenti in live, adoro, adoro. E quindi è il satanic panic che ha un senso, Cyrus. Vedi? Eh, Islamic anti Islamica anti-islamica, visto che è iniziato il Ramadan, io non so se lei fosse praticante. Allora era uno che parlava, dice Alfred. Ok. Ah, gli hanno sparato in bocca perché era uno che parlava. Ah, cavolo. Scusate, ma non conosco molto bene le metodologie mafiose, non sono un'esperta in questo. Se gli inquirenti sono convinti che sia stata la Ndrangheta, mi sento di essere abbastanza d'accordo, anche perché non conosco le modalità. Stanno indagando. Io non ho idea però di quante volte succeda sta roba. Cioè, io vi racconto un caso. Vi dico che probabilmente è stata la, la mafia o le organizzazioni criminali varie, eccetera. Guarda caso, di questi casi qui poi dopo non si sente più niente. Cioè, non li risolvono quasi mai. Come se, ah, ma è un delitto di mafia, allora non troveremo mai il colpevole. Non so, avete anche voi questa impressione? E io non, non ho fatto delle ricerche specifiche per giungere a questa conclusione. Eh. Vi dico l'impressione. Random, proprio un sentimento mio interno. Cioè, proprio mi viene quasi da pensare a me. Ah, vabbè, è stata. È stata la mafia, quindi non scopriremo mai. La mafia è omertà e voglia a risalire ai mandanti. Eh, lo so, però, insomma, cioè, non è che possiamo convivere con questo sentore che se è mafia allora, tanto non scopriremo mai cosa è successo. ok. Ragazzi, queste sono le notizie del TG Crime di oggi. Vedremo se ci sono novità ovviamente su questi corpi emersi senza identità.